Le trattative per fare un nuovo governo in Italia sono iniziate anche formalmente con le consultazioni al Quirinale. Ci vorrà tempo? Probabilmente sì. Il tempo che ha avuto la Germania? Credibilmente no, perché questo è un paese dove pochi fanno analisi politiche, quindi siamo un paese di emotivi, di gente che parla molto spesso anche a vanvera, e nessuno ricorda bene che in Germania la Merkel è andata non bene alle elezioni, ma è rimasto il primo partito. I socialdemocratici, che erano i loro alleati di governo, sono andati male alle elezioni, ma sono rimasti il secondo partito. Governavano insieme e quindi è vero che ci hanno messo mesi per fare un accordo di nuovo governo, ma il governo che era in carica era quello composto ancora dai due partiti che erano rimasti primi e secondi alle elezioni e che godevano comunque anche nel nuovo Parlamento di un'ampia maggioranza. In Italia non è così. In Italia il governo in carica per ordinaria amministrazione è formato sostanzialmente da un partito, il PD, che è finito, come dire, terzo alla competizione e quindi con meno del 20% dei voti, e dagli alleati che sono addirittura scomparsi, cioè Nuovo Centrodestra, UDC e questi qua non esistono più. E quindi sostanzialmente è evidente che il governo non potrà rimanere in carica 5-6 mesi con un Parlamento dove non rappresenta meno di un quinto degli eletti in Parlamento. Quindi siamo in un'altra situazione. Dobbiamo fare in modo che ci sia un governo per il Paese e, devo dire, io non entro nel merito di quale governo ci sarà, ma sicuramente alcune priorità ambientali, alcune priorità che sono nei programmi sia del Movimento 5 Stelle in modo più sostanziale, perché sui temi ambientali il Movimento 5 Stelle ha un impegno per andare al 100% rinnovabili, per potenziare i parchi nazionali, per bloccare una serie di opere pubbliche devastanti e sbagliate, per dire stop al consumo di suolo, per andare sull'agricoltura biologica e bocciare il CETA, ma su alcuni temi, tipo il CETA, che è l'accordo con il Canada che danneggerebbe l'agricoltura e le produzioni italiane, sul CETA c'è anche il netto no della Lega e di Fratelli d'Italia, e quindi c'è una larghissima maggioranza in Parlamento, per cui appena c'è un nuovo governo bisogna mettere all'ordine del giorno la ratifica del trattato con il Canada per bocciarla, e l'Italia può dare un contributo all'Europa e, devo dire, alla tutela dell'agricoltura di qualità a livello planetario con la chiara bocciatura del CETA, che bloccherebbe quindi un trattato che, soprattutto nella parte di agricoltura e ambiente, crea molti più problemi di quelli che potrebbe invece tentare di risolvere su altri aspetti. Quindi, qualunque sia il governo, io auspico ovviamente che sia un governo che si impegni nettamente a favore dei diritti dei cittadini e che, io l'ho detto un tempo non sospetto, io speravo che il governo fosse fatto da 5 Stelle, Liberi Uguali e il PD, che rinsavisse e da partito per le trivellazioni petrolifere e sostanzialmente abbastanza nemico dell'ambiente, facesse una scelta chiara sui temi ambientali. Non so se questa sarà la soluzione, vedo che si propende per un'idea di un'alleanza tra 5 Stelle e un risultato rilevante che ha avuto la Lega come leader oggi della coalizione di centrodestra. Bene, io spero che qualunque sia la coalizione, il Movimento 5 Stelle tenga duro sui grandi temi dell'ambiente, perché sono temi veri del futuro. E quindi sicuramente è fondamentale il reddito di cittadinanza per affrontare la povertà, ma non dimentichiamoci che il cambiamento climatico procede così velocemente che se noi oggi non prendiamo come Italia la leadership insieme ad altri paesi di una scelta coraggiosa per dire stop ai combustibili fossili, noi rischiamo di mettere a repentaglio la sopravvivenza della specie umana su questo pianeta, e questa non può che essere una priorità. Certo, è una priorità che può avere un valore tra 20-30 anni, ma la politica deve saper guardare anche a quello che succederà tra 20-30-40 anni. Se il rischio è l'estinzione della specie umana, è vero che dobbiamo parlare del tema immigrazione perché è un'emergenza di oggi e l'elettorato è sensibile giustamente alla preoccupazione di fenomeni migratori incontrollati, ma dobbiamo capire che distruggere il pianeta è un disastro.